Da Buia alla Gotto Romagnolo 6 mesi, andiamo ad affinarci sullo scorzone, quello vero. Ciao a tutti, bentornati su Truffle for Dummies, la cerca del tartufo per novellini. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere le notifiche e non perderti nessun altro video di Truffle for Dummies. Come abbiamo visto nei video precedenti, la cagnolina ormai il suo lavoro lo fa abbastanza bene e in questo periodo, che dove qua in Piemonte la cerca ancora è chiusa ed aprirà solo all'inizio di giugno, ho deciso di farmi spedire del tartufo dal centro sud Italia, adesso non vi dico precisamente da dove, in una regione in cui comunque la cerca è aperta ed è permessa. Mi sono fatto spedire mezzo chilo di tartufo scorzone per andare ad affinare la cagnolina. Allora, in questo video vedremo l'arrivo del pacco, l'apertura, guarderemo un po' i tartufi che mi hanno mandato e poi al lavoro con Tabuia. Ecco qua, come fanno tutti i bravi youtuber, arriva il momento dell'unboxing. Mi sono fatto spedire mezzo chilo di scorzone per affinare il cane e magari per farci un ovetto. Adesso vediamo come sono. La scatola è arrivata, una scatola termica, è arrivata integra e apriamola insieme. Olla, aperta. Allora, abbiamo avuto un problema con il corriere, doveva metterci un giorno, ce ne ha messi 4. Questo doveva esserci del ghiaccio qua dentro per conservarli, ma ormai si è sciolta, è una bottiglia d'acqua. Ecco qui, sono arrivati. Sono tartufi che ho preso apposta per il cane, quindi li ho pagati meno, infatti sono tartufi rotti o piccolini, come potete vedere, però è tutto scorzone. Adesso vediamo, ne proviamo a aprire uno, vediamo come sono, se sono maturi. Arriva da una regione del centro-sud Italia, perché io sono in Piemonte e come sapete in Piemonte la cerca è ancora chiusa fino alla fine del mese. Per il fatto che sono stati al caldo per un po' di tempo, hanno fatto questa muffetta bianca alcuni, però mi ha assicurato quello che me li ha mandati, che basta passarli sotto l'acqua fredda e la muffetta se ne va e poi sono pronti per essere surgelati, affinché poi ne ho una scorta per arrivare fino a giugno e lavorare col cane. Sono pure tanti. Va bene, dai, apriamone uno, vediamo se è maturo. Togliamo questo, ne tagliamo uno in due, uno un po' grosso. Ha un bel colore, e vi assicuro che il profumo si sentiva ancora prima di aprire la scatola. Proviamo ad aprirne uno un po' più piccolino, vediamo, ma vi dico, dal profumo che hanno, questo è un po' chiaro, però profumano. Questo meno, quelli più grossi, vedete, vi faccio vedere la differenza di colore. Questo è più maturo e ha anche un bel profumo, guardate. Questo invece più piccolino e anche un pochino più maturo e profumo anche molto meno, ma per addestrare il cane va benissimo, per appunto avendo ripreso per il cane non sono pulitissimi, ma va benissimo. Ne avevo presi mezzo chilo, vediamo un po'. Piatto della bilancia e andiamo a mettere i nostri tartufi sulla bilancia. Mezzo chilo preciso, direi che fin qui tutto bene, e oggi pomeriggio poi vi farò vedere il lavoro di affinamento su Tabuia. Andiamo? Dai, andiamo. Qui, vieni.
Brava Tabori. Ehi, porta qua, vieni. Lascia. Brava Tavoi. Uno recuperato. Dov'è Tavoi? Andiamo. Brava Tabuia, tieni, brava. Due recuperati, vai Tabuia, cerca. Dov'è? Premio. Terza trifola. Se il video ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale per non perdere nessun altro video di Truffle for Dummies, le avventure mie e del mio piccolo lavagotto romagnolo Tabuia. Saluta Tabuia.